Dopo 300 anni torna a casa e verrà ricomposto il Polittico Griffoni, realizzato alla fine del 400 da Francesco del Cossa ed Ercole De Roberti per la Basilica di San Petronio. Sarà possibile riscoprire il capolavoro in 16 tavole provenienti da 9 musei internazionali nelle prossime settimane in una mostra a Palazzo Fava. Fin dal 1400 la fabbriceria di San Petronio affidò ad alcune famiglie bolognesi alcune delle 22 cappelle costruite nella basilica per gestire l'officiatura e il decoro. La sesta cappella a sinistra venne affidata alla famiglia Griffoni, importante casata del 400. Floriano Griffoni affidò a due eminenti pittori della scuola ferrarese verso la fine del 400, Francesco del Cossa ed Ercole Roberti, che era suo discepolo, un grande polittico per onorare la memoria di San Vincenzo Ferrer, che era stato appena beatificato nel 1455. Si trattava di un grande predicatore spagnolo. Ed ecco allora che fra il 1470 e il 1473 viene realizzata quest'opera così imponente e bella. Nei secoli Griffoni cedettero il patronato della cappella agli Aldrovandi e nel 1700 un suo esponente, Pompeo Aldrovandi, legato pontificio, cambiò la sesta cappella con la seconda a sinistra, più vicina all'ingresso. Così, intorno al 1725, il polittico fu smembrato e scomparve dalla basilica. Per fortuna, proprio poco prima che questo avvenisse, Stefano Orlandi fece un disegno del polittico così come lo vedeva ancora presente nella sesta cappella sull'altare. E quindi questa è la testimonianza di come quel polittico fosse disposto e strutturato. Disperso un polittico in vari frammenti, che poi dalla famiglia Aldrovandi andarono in diversi musei più importanti d'Europa e anche d'America. E nel 1934 Roberto Longhi pubblicò un libro, Vicina Ferrarese, in cui ipotizzava la ricostruzione, come fossero composti in origine questi frammenti che lui affermava essere tutti parte di un polittico. Ed ecco che comincia da questo periodo, dal 1934, una ricerca più accurata. Nel decennio scorso un'importante ricerca e uno studio hanno ricostruito il polittico in 3D, con un viaggio sopralluogo anche in America e in Vaticano, dove erano dispersi i vari pezzi del polittico. A questo punto un altro passaggio è l'interesse del museo Genus Bononie e del suo presidente, professore Roversi Monaco, non soltanto a questa ricostruzione del polittico, ma anche ad una acquisizione provvisoria, temporanea, degli originali. Ed è quello che ha fatto in questi ultimi mesi, in quest'ultimo anno, il professor Roversi Monaco, ottenendo dai musei tutti gli originali del polittico, e che saranno messi nel Palazzo Fava, a Palazzo Fava, fra poco, e che verranno anche confrontati con la ricostruzione tridimensionale fatta da Factum Arte. Poi nel Museo della Città sarà dedicata proprio una sala alla Basilica di San Petronio, in cui questa ricostruzione del polittico rimarrà in modo permanente.